attuale, quindi la faccio un po' stancamente, qua, qua. Mi sono qui per dire no all'austerity. Mi ricordate quando ci raccontavano che l'austerity era la soluzione di tutti i mali, che con l'austerity avremmo ridotto il debito pubblico, aumentato l'occupazione, quando ci hanno raccontato che anche se il Berlusconi era caduto non potevamo tornare a votare perché si fa sì con la testa il signore, perché eravamo sotto attacco degli speculatori internazionali, dove raccontate delle banche d'affari, della Goldman Sachs. E allora Napolitano disse no, un momento, per difenderci da questo attacco noi ci affidiamo a Mario Monti, che è un uomo della Goldman Sachs. E ho detto no, come scusa, siamo sotto attacco delle banche internazionali, della speculazione finanziaria, della Goldman Sachs. E per difenderci da questa parte ci affidiamo a uno della Goldman Sachs. Dice sì, proviamo con l'omeopatia. Per dire quanto la crisi è, ecco, purtroppo questa battuta è ancora attuale. Che l'austerità, anche se non si chiama più così, attenzione, poi diventano furbi anche, adesso si chiama crescita. Però è la stessa cosa, Cioè quando dicono crescita gli stessi che erano a favore dell'austerità, guardate che intendono la stessa cosa. E cioè crescita uguale più flessibilità del lavoro, più privatizzazioni, e tagli alla spesa pubblica, la stessa cosa di prima, non so come si chiama crescita, quando lo dicono gli stessi. Allora, la flessibilità oggi è esattamente come era lo stesso di prima, c'è una cura che non funziona, no? Non so, sai tipo quella cura che la dieta che promette di farti dimagrire se mangi 15 bistecche al giorno? No, ovviamente non dimagrisci, dimagrisci la prima settimana, poi dopo ringrazi e si intossica il fegato. La flessibilità è così, cioè non solo non funziona, ma in più disintossica il fegato, perché tutti gli economisti ci dicono poi che non è vero, cioè è una bugia che aumentando la flessibilità del lavoro aumentano i posti di lavoro. È una bugia. Ed è anche una bugia che in Italia il lavoro non è abbastanza flessibile, perché poi invece ci dicono i dati dell'Ocse che il lavoro in Italia è fin troppo flessibile, più che negli altri paesi. Quindi è solo una bugia che ci stanno raccontando. Certo, è ovvio, no? Come dice Sacconi, è ovvio che se il lavoratore è flessibile, io posso assumere e licenziare 3-4 volte durante un anno e creo posti di lavoro, no? Ho creato 4 posti di lavoro, però è come vantaggio di aver costruito un nuovo alloggio popolare e 5 nuovi alloggi popolari, demolendo tutto questo momento sempre lo stesso. Non funziona. Queste sono le cose che quando le dico ho paura, perché penso che magari mi sente caldo a girone, mi ho dato un'idea, domani lo fa, sicuro. È finita. La scelta economica ci dice che l'unico essere sicuro dell'aumento della flessibilità è la compressione dei salari, la compressione dei diritti e la precarietà dei lavoratori. Questo è scientifico, non è una questione ideologica. Voglio dire, perché sarebbe bene che la discussione partisse sempre da qui, cioè dalle cavolate che ci stanno raccontando e da come stanno le cose veramente. Poi a quel punto ci si può dividere su chi pensa che invece possa esistere anche una flessibilità efficiente come quella danese, ma qual è il problema? Che in Danimarca spendono di ammortizzatori sociali per i precari più di 10 volte di più di quello che ha messo sul piatto Renzi, cioè 1,5 miliardi. Quindi, ecco, semplicemente ci stanno propagandando una cosa che non esiste. Allora io, per chiarirci un po' le idee, perché siccome è complicato quando ti dicono una cosa e ne intendono completamente un'altra, prima di lasciare la parola a Simone Roggioni, che parlerà dopo di me, vorrei fare un bellissimo riassunto dell'ultimo discorso istituzionale di Matteo Renzi, che è quello da Fabio Fazio, perché la sede istituzionale è quella, diciamo con la traduzione dal politichese all'italiano, così per chiarire qual è il senso delle cose di cui stiamo parlando. Allora, quando Matteo Renzi dice l'articolo 18 oggi tutela solo alcuni, ma il mondo del lavoro è cambiato, il sottinteso è oggi non possiamo più tutelare neanche quelli. Quando dice la mediazione non si fa dentro al PD, la traduzione è Silvio non vuole tesserarsi, ovviamente. Quando dice noi siamo soli a pensare che la riforma del mercato del lavoro sia una necessità, sottintende anche la priorità non favorevole al job set, ma per forza perché è solo over 50 in tutta Italia al quale è stato rinnovato un contratto di lavoro a termine. Non vale così. Non temo i poteri forti, sottinteso io e i poteri forti siamo in ottimi rapporti, con me nessuno può usare un telecomando, sottinteso e con me servono 3 televisioni, bello, telecomando. Quando dice il mio obiettivo non è far contento D'Alema, sottinteso è che D'Alema abbiamo lo stesso obiettivo che è far contento Berlusconi.
quando dice lasciatemi dentro dopo i casi di licenziamento discriminatorio, sottinteso è che la Costituzione non la fanno cambiare, lo ci ho provato. Quando dice la sinistra dei totem va bene per il museo delle cere, il sottinteso è questa me l'ha suggerita il truccatore di Berlusconi. Quando dice per rilanciare l'economia il paese deve diventare più amico degli imprenditori, il sottinteso è tra un po' passeremo direttamente agli incentivi per le licenze, che non so più di così. Quando dice sono disponibilissimo a parlare di stabilità, il sottinteso è ho più detto che resto fino al 2018? Quando dice sconfiggeremo chi va in ufficio per stare al telefono e sui social network invece di lavorare, il sottinteso è o questa la quinto? E infine quando dice con un discorso istituzionale il nuovo iPhone è pazzesco, il sottinteso è il nuovo iPhone si piega dopo poche ore, si chiama iPhone Chisel. Quello che aveva 25 incarichi che poi si è dovuto dimettere perché si è scoperto che si era inventato le lauree. Ma che infatti mi sembrava strano che in Italia un laureato trovasse tutti i posti di lavoro, ma poi si è dimesso dopo quel lungo discorso, no? Mi dimetto. Ecco, insomma, ma cosa tu prima di dire che se noi dovessimo dire in questo paese quanto prenderanno di pensione i lavoratori precari ci sarebbe la rivolta sociale. E di questi giorni la notizia che l'Inps ne ha fatta un'altra. Tremonti si era inventato l'indennità di disoccupazione una tantum per i precari, una roba imboscata che nessuno ha capito e che in pochi hanno richiesto. Bene, che è successo però? Che quei pochi che l'hanno richiesta, lavoratori del pubblico, l'hanno ricevuta e adesso, anni di distanza, sarà stata vista richiedere indietro. Perché gli hanno detto, no, però guarda, ci siamo sbagliati, era solo per i lavoratori del privato, non anche per quelli del pubblico. Quindi, molti di questi ragazzi, quasi tutti poi precari della scuola, con sorpresa si sono rivolti naturalmente a chi? Al sindacato. Ora, grazie al sindacato questa battaglia è stata vinta e l'Inps è stato costretto a fare marcia indietro. Lo dico perché quando Matteo Renzi dice che il sindacato non serve più a niente perché rappresenta soltanto i diritti dei pensionati, perché oltre il 50% degli istituti sono pensionati, e quando dice che è colpa del sindacato che il lavoro si è precarizzato, come se fosse stato il sindacato a scrivere il pacchetto Fornero, la legge Biagi, la riforma Fornero, dice la cugina. E in Germania, dove c'è la famosa Steady. L'altra è la famosa cazzata della tassazione delle rendite finanziarie, nel senso che quella che ci raccontano essere la tassazione delle rendite finanziarie come la voleva Tobin, la Tobin Tax, in realtà non è affatto la Tobin Tax. La Tobin Tax era una cosa che prevedeva semplicemente che investire nella finanza dovesse essere meno conveniente che investire nel lavoro. Quindi che investire nella finanza fosse tassato di più che investire nel lavoro, in modo da scoraggiare gli investimenti in finanza e da costringere dei soldi a fare l'imprenditore e investire nel lavoro. Molto sempre per ripristinare la verità, perché questa è una piazza che parte dalla verità. Quindi le rendite finanziarie non si tassano per fare cassa, non solo per quello, si tassano per creare lavoro, quindi si tassano più del lavoro. Questo viene questa piazza. Un'altra delle balle è appunto quella che abbiamo risolto il problema dei precari con questo miliardo e mezzo di ammortizzatori sociali, al posto invece del reddito minimo garantito che per primi da molti anni in questo paese chiedono i ragazzi di vita, al punto l'avrei portato in Parlamento a formulare una proposta di legge che ovviamente già c'è lì nel cassetto, non per
quest'anno il tema di maturità sarà su Balotelli, non so se lo sapete. E le ultime notizie di novità del personale ATA sono appena di ieri. Siccome questa era stata raccontata da Renzi come la buona scuola, io non suppongo che si tratti di la buona scuola privata, chiaro. Questa è una piazza un po' particolare, dove siamo in tanti, ci siamo a lungo incrociati, a volte anche combattuti e spesso abbiamo lottato insieme. C'è per esempio in questa piazza che è venuto ad ascoltarci con Radino Mineo, che salutiamo. Thank you.
mi devo soffrire. L'unica legge elettorale che continua a operare per imperdibile, pensate, con appena il 37% dei voti ti regala il 53% dei seggi. Penso che Pertini l'hanno trovata su Groupon. Fantastica. Prima di lasciare la parola, mi chiedo di salutarvi, vorrei dirvi una cosa che ha scritto su Facebook Cecilia Alessandrini, che forse molti voi conoscono, che era la segretaria del circolo del PD di Bologna, dove era iscritto Prodi e che ha lasciato il PD e ha partecipato all'esperienza della lista Tsipras. Cecilia è un'insegnante e ha scritto questa cosa: io ai miei studenti faccio fare questa cosa il primo giorno di scuola, gli faccio prendere un foglio bianco, glielo faccio accartocciare il più possibile, poi gli dico: bene, è stato accartocciato, adesso provate a riprenderlo. Dove ci provano e rimangono un po' male perché non ci riescono, perché rimane qualche ammaccatura. E lei dice: ecco, così sono i rapporti umani e i rapporti politici. Ogni volta che voi, quando vi confrontate con qualche compagno di strada, con qualche amico, con qualche compagno di classe, usate dei modi così bruschi, dei modi così violenti, anche quando avete delle motivazioni giuste spesso per contestarvi, sappiate che poi dopo, quando vorrete provare a fare la pace e fare un pezzo di strada insieme, sarà molto difficile sentire trattati male. Questo lo dico perché io sono contenta che sia su questo palco di Cosciati e spero che ci siano in futuro anche altre persone del Partito Democratico con quale abbiamo fatto pezzi di strada insieme in passato e torneremo a farlo in futuro. E ringrazio Curzio Maltese che ci ha raggiunto, purtroppo è arrivato in ritardo con l'impegno, però è qui e lascio la parola a Nidi Vendo.